Tu hai avuto Auteri per due stagioni, nel 2014-2015, 2016-2017. Tra l'altro avete sfiorato anche la promozione in B perché siete stati eliminati dal Como che nel 2016, anzi nel 2015 vinse il campionato poi in finale, no? Sì, poi il primo anno dopo aver vinto il campionato con Mister Bosco siamo stati promossi e arrivò Mister Auteri. Quell'anno eravamo una bellissima squadra, c'era pure Tommaso Coletti che abbiamo conosciuto e conoscete benissimo anche qui. Quell'anno abbiamo sperato di fare il duplice salto e abbiamo perso la semifinale playoff proprio contro il Como che vinse la finale contro il Bassano. Senti, ma Auteri che allenatore è? È chiaro che si conosce, però tu l'hai vissuto quotidianamente sul campo. Sì, assolutamente sì. C'ha il suo curriculum, ha avuto tante stagioni importanti in passato. Vabbè, curriculum parla da solo. È un allenatore che comunque dà un'identità alla squadra e pretende tantissimo dai giocatori, già a livello atletico, a livello di vita. Cioè, un allenatore esigente, insomma. Sì, tantissimo. Non è facile. A volte può risultare non semplice, ci vuole molta intelligenza da ambo le parti, perché comunque, però è uno che in campo sa quello che vuole, ti dà dei principi che ti ritrovi in mezzo al campo e non è poco in questa categoria. Beh, Bisogna fargli una squadra su misura. comunque c'è un modulo molto particolare, cioè, come dicevo prima, c'è dei principi di gioco, quindi lui sicuramente avrà richiesto dei giocatori adatti al suo modulo di gioco, alle sue caratteristiche. È uno che vuole, l'ho detto, spreme i giocatori perché devono correre tanto, devono correre in avanti, fa dei break della pressione alta tutto, diciamo, gran parte del suo gioco, quindi i ritmi devono essere sempre alti. 4 anni fa Di Lorenzo, nel 2016-2017, militava nel Matera in Serie C. Allenatore era proprio Gaetano Auteri. Ne aggiungo una: era totalmente svincolato questo ragazzo. Ah, addirittura. Veniva dalla Regina che aveva fatto qualche presenza in B, mi sa 10-12 presenze, senza squadra, non lo voleva nessuno. Pazzesco. Tant'è che sì, a Matera lo portò Armellino. Lui lo consigliò al direttore sportivo Mariano Fernandez. 2015, Sì. 2016, 2016, 2017 e poi è andato a L'ultimo anno con Empoli dove vinse il Auteri, campionato. Sì. e poi dopo andò a Empoli in B, vinse il campionato. Retrocede ad Empoli e poi si è preso Napoli. Tu eri il portiere di quel Matera. 5 anni fa con l'Akragas finì 1-4 proprio ad Agrigento, se non vado errato. Di Lorenzo parte dalla sua metà campo, palla al piede, supera uno dei tre centrali, uno dei centrali della squadra siciliana e poi un gran sinistro sotto la traversa. Gran gol. Cioè un gol pazzesco. Terzino destro, difesa a 4, che ha tagliato tutto il campo, aveva una forza, un animale, c'era una forza, si vedeva già da allora. Era un trattore. Passi da gigante, dalla C alla A in poco tempo e poi addirittura in nazionale? Te l'aspettavi? Io sinceramente, guarda, ci speravo perché aveva qualcosa in più. Poi ho visto fare, cioè, ha avuto un intervento, lui al Malleo, Ah. gli hanno messo dei viti per traverso, erano così, cioè non saranno 20 centimetri. Eravamo a Lecce, il primo anno di Matera, e no, il secondo anno di Matera, prima di andare a Tempo. Lui si è messo giù con la testa bassa, ma no, è giusto che si trova dove sta. Sono contento per lui.